Abbiamo assaggiato un bel gelo all'arancia che meritava. La musica la possiamo abbassare un attimino per favore? Facciamo questa roba. Facciamo questo. Giuseppe, vieni qua per Milano, vieni qua, te lo presento. Carmine, te l'ho presentato. Sì, per favore, mio cugino per Milano. Ciao Peppe. Guarda che bravo. Modestamente. La musica se la abbassiamo un secondo. Valeria, apriamo la diretta. Si sente, dai, se passiamo ora. Faccio io qua da valletto un attimino per questa improvvisata. Avvicinata. Non era in programma, prego, da 5 minuti. Avvicinata. Un blitz di 5 minuti, visto che Gino siamo ad Alcamo e non potevamo entrare così in modo inosservato, giusto? Valeria, vai, apriamo. Parlate in silenzio, per favore, per 5 minuti. Dax, gira.
Allora, buon pomeriggio, ben trovati, grazie per questa accoglienza ad Alcamo. Un fuori programma dopo la nostra conferenza stamattina a Palermo per presentare i candidati della lista De Luca, sindaco di Sicilia. Tra poco saremo a Trapani alle 16.30 per presentare i candidati della provincia di Trapani, ma prima abbiamo fatto una deviazione del percorso passando per Alcamo, dove vogliamo dedicare un momento al consigliere Francesco Orlando, perché di queste ore la notizia che ha ufficializzato il suo passaggio al nostro progetto politico. Anche lui sarà candidato con il nostro progetto nella lista De Luca sindaco di Sicilia. Tutti i dettagli li renderemo noti nel corso della conferenza stampa che tra poco si svolgerà a Trapani, però volevamo anticipare questo passaggio qui ad Alcamo, comune che la vede protagonista della vita politica di questa comunità, per ufficializzare il suo passaggio, il suo addio alla Lega, che perde dunque un altro pezzo. Aspetta, io prima volevo precisare, io sono venuto qui senza il permesso di Mimmo Turano, quindi ve lo voglio dire, e anche senza permesso di Papania e quant'altro. Come ve ne andate, ragazzi? Capisco che sono, però non sono più solo, ora c'è lui con noi. Vieni, dai. Grazie Cateno. Io direi sono un po' emozionato, però l'emozione va oltre, nel senso che sono un tipo duro, per bene, come si deve. Io non ho paura della grande politica. Non ho paura dei signori dell'alta politica. Io sono tranquillo e sereno perché negli ultimi 24 ore c'è stato quello che c'è stato. Non dico quello che è successo, però sono pienamente convinto di avere sposato letteralmente il progetto di Cateno De Luca, perché è un progetto serio per salvare questa Sicilia nella miseria, soprattutto la provincia di Trapani, che è stata rappresentata più volte dagli stessi candidati alla regione Sicilia e che non hanno apportato nessun rinnovamento in questa provincia regionale di Trapani, che è l'unica provincia più scarsa di tutta la Sicilia. Si devono vergognare. Io do un lancio forte, un messaggio forte. Un figlio di un tassista di una famiglia umile non può diventare deputato regionale. La domanda la faccio agli elettori, perché io ci sono, io ho fatto politica sempre per il territorio, non ho né associazioni, né cooperative, né corsi di formazione, non ho avuto mai un avviso di garanzia. Alcamo merita di avere una persona, un deputato regionale, come Francesco Orlando. È sindaco per la Sicilia, c'è un rinnovamento. Sindaco della Sicilia diventerà, perché io ci credo, Cateno De Luca, che è l'unica persona che ha le idee chiare e manda a fare in culo a tutti i soggetti malavitosi della politica siciliana. Grazie Francesco, noi ovviamente aggiungeremo altro alla nostra conferenza stampa che si terrà alle 16.30. Io semplicemente ci tenevo anche a questo lancio, perché mi hanno detto: attento come entra la provincia di Trapani, perché sai, ci sono in movimento grembiuli e roba varia. Tu non indossi nessun grembiule pure, questo è importanza. E questo è un altro elemento importante, no, perché noi ce l'abbiamo contro i grembiuli, ce l'abbiamo ovviamente per contro i grembiuli deviati. Quindi dovevo entrare non in silenzio in provincia di Trapani. Bene, ufficialmente da questo momento siamo in provincia di Trapani, e ovviamente le prossime ore saranno importanti anche per la provincia di Trapani, perché dimostreremo che col lavoro che abbiamo fatto in queste settimane anche a Trapani siamo nelle condizioni di presentare in modo credibile, e soprattutto anche con gli elementi giusti per poterlo concretizzare,
anche il nostro punto di riferimento su Trapani, anche la provincia di Trapani avrà la possibilità di eleggere al Parlamento un uomo o una donna del progetto De Luca Sindaco di Sicilia. Ci ricolleghiamo alle 16.30. Grazie Francesco, applauso! Ci vediamo alle 16.30, abbiamo altre tappe da fare. Vai, vatta a sistemare.